Stanno battendo a tappeto le villette del Carso Triestino e Disontino fino a Monfalcone e la periferia di Gorizia. Entrano in ville e abitazioni a schiera, rovistano nella prima stanza utile, arraffano quanto possibile e se ne vanno, senza nemmeno entrare in una seconda camera. Poi si dedicano all'abitazione vicina, compiendo tra i 7 e i 10 colpi, tra tentati e messi a segno, in una sola notte. Questo è l'iter d'azione della Banda del Carso, il manipolo di professionisti che sul nostro territorio ha colpito a ripetizione una decina di giorni fa. 10 gli episodi denunciati a polizia e carabinieri tra Sgonico e Duino, nella gran parte dei casi villette a schiera o affiancate. La notizia è trapelata solo oggi a causa della stretta sulle informazioni di servizio degli investigatori decisa dalla procura. Fra la decina di furti segnalati in provincia, a quanto pare non c'è stato nessun colpo con re furtive da capogiro. Si parla di 2-3 mila euro al massimo tra contanti, oggetti di valore, computer e telefoni. Ciò che preoccupa piuttosto è il fatto che i ladri in diverse occasioni siano entrati in casa mentre i proprietari erano all'interno, e se spesso è stata usata la tecnica del foro nella serratura di una porta finestra per entrare, altrettanto spesso i ladri non hanno dovuto preoccuparsi di nulla. Gli inquirenti infatti segnalano la diffusissima cattiva abitudine dei residenti del Carso di lasciare aperti cancelli e porte di casa, un vero invito a nozze per bande del genere, nonché la scarsità di impianti d'allarme collegati con le sale operative delle forze dell'ordine. Abitudini che vanno senza dubbio modificate, perché l'isola felice non è certamente più un'etichetta applicabile al nostro territorio. Se poi si guarda il vicino Isontino, i carabinieri segnalano una quarantina di episodi di furti e tentati furti in ville affiancate nell'ultima settimana. Due degli autori, entrambi romeni, sono già stati arrestati a Monfalcone su segnalazione di un proprietario di un'abitazione colpita, ma la scia di episodi non si è comunque arrestata, segno che parte della banda è ancora in azione.